una sera arrivando qui prima della trasmissione, erano le 22:45, mi arrivò un messaggio e mi scrissero: vai sereno perché Tutino torna a Cosenza. Ed era una notizia un po' nel silenzio, perché lui era andato a Carpi, gliel'ho anche chiesto, ma io mi ricordo l'eco che quella cosa ha avuto tra i tifosi del Napoli, soprattutto tra i tifosi del Cosenza, per la considerazione. Cioè, era una notizia considerata da Serie A proprio per il tipo di feeling che tu hai avuto con la tua gente, perché ci hanno sperato per tutta l'estate. Poi che è successo da Carpi a Cosenza? Non ti trovavi bene, la nostalgia, la necessità di tornare in un posto dove avevi fatto bene, dove pensavi di poter far meglio, infatti stai facendo benissimo. No, è successo che io veramente sono innamorato di questa città, di questa maglia. Non lo dico perché sono in diretta, mi staranno guardando i tifosi del Cosenza, ma perché l'ho dimostrato. Sono voluto tornare a tutti i costi, in un posto dove sono cresciuto, sono diventato uomo, dove comunque ho concepito mia figlia. Che è arrivato al limite dell'area di rigore, poi il suggerimento in aria, palla per Tutino, rete! Che gol hai fatto Tutino, che gol hai fatto Gennaro, esterno dentro, 2-0 Gennaro Tutino. Come benzina in questo mondo di plastica.